Amici di Tripla de Tabella, buonasera, orario inusuale, partiamo un po' in ritardo questa sera, ma ne vale sicuramente la pena e valsa l'attesa perché, come potete vedere, abbiamo con noi il Lobito. Ciao Juan, buonasera e ben arrivato alla nostra trasmissione. Grazie, piacere essere qua, buonasera per tutti voi, per me è un pomeriggio adesso. Caro Juan, tante persone volevano rivederti, come noi del resto, siamo strafelici e proprio per questo motivo partiamo con la trasmissione ricordando forse il momento emotivamente più forte, quello vissuto a Trieste con la promozione. Quindi non è il tiro con Sassari qua che ho alle mie spalle, ma è ben prima, andiamo ben prima, perché chiaramente noi parliamo anche di Serie A2, una Serie A2 che tu conosci benissimo, che hai vinto, e voglio proprio farti la prima domanda è questa. Tu hai vissuto qua a Trieste con un gruppo italiano di grande personalità, tu, Cava, D'Arosso, Coronica. Ti chiedo l'importanza e se ci spieghi la chimica che c'era fra voi, fra gruppo italiano all'interno di quella squadra. Sì, per prima cosa è stata un'esperienza bellissima per me personalmente, perché no, credo che non mi era capitato prima nella mia carriera di essere parte per tanto tempo e tante stagioni così di fila con un gruppo, no? Umano soprattutto, non parlo di giocatori solo, così forte, e c'era un legame tra di noi. E penso che poi quello si fa vedere sul campo. Magari sono i piccoli dettagli, magari è anche durante la settimana di allenamento. Però la verità è che noi quattro e alcuni altri giocatori, magari non per tutto il tempo, siamo stati parte di alti e bassi, no? Perché non tutte le stagioni sono andate come l'anno della promozione. Infatti poi siamo andati oltre quel problema quando è successo tutto con Alma, quindi momenti anche difficili, e penso che lì è dove si vedeva di più la forza che veniva anche, forse partiva anche di un legame, di un gruppo core della squadra che poi riusciva a trasmettere al resto dei giocatori, magari anche ai nuovi, soprattutto agli americani, che qua a Trieste c'è un legame, c'è una cultura cestistica particolare e la città si aspetta questo e noi dobbiamo andare in quella direzione, no? Lì credo sia stata la forza e l'importanza di avere persone come Dani, come Matteo, come Andrea, che conoscono bene la città, che conoscevano bene la società. E io ho imparato velocemente anche perché mi sentivo molto a gusto con quel senso, no? Con quella maniera di vivere la pallacanestro. Noi argentini siamo un po' così anche, quindi penso che anche lì è stata un po' la forza. Io mi sono sentito molto parte perché è una cultura, una maniera di fare le cose che a me piace. Certo, e tra l'altro il grande valore appunto di quella promozione risiedeva proprio in questo gruppo italo-argentino, chiamiamolo così, fortemente unito, fortemente. E allora ti chiedo, tu che sei abituato a vincere la Serie A2, e Trieste sta giocando i playoff per andare in Serie A. Qual è la caratteristica più importante che deve avere una squadra per salire di categoria? Sì, penso che c'è un lavoro che va fatto dall'inizio della preparazione, no? Lungo tutta la stagione, che deve andare avanti al di là dei risultati, no? E quindi è un senso di costruire un gruppo, e penso che, sebbene puoi dirmi che quell'anno della promozione in A2 c'era tanto talento in squadra, ed è vero, e lo capisco. Per me abbiamo vinto della maniera che abbiamo vinto quei playoff, perché c'era un gruppo umano prima di un gruppo di giocatori con molto talento, perché poi quello che succede fuori dal campo è quello che costruisci
durante la settimana che non si vede durante le partite, non si vede durante i playoff, è quello che poi ti fa andare oltre nei momenti difficili. Te lo dico perché quell'anno abbiamo anche perso la Coppa Italia nella prima partita, se non ricordo male. Non era un risultato che volevamo e che ci aspettavamo, e lì è dove, se non sei solido e forte come gruppo, iniziano dei dubbi, iniziano, sai, a guardare di fianco, ti inizi a chiedere le cose o farti domande che magari non sono, e quindi noi siamo riusciti quell'anno ad andare oltre a quella batosta. E anche abbiamo perso, se male non ricordo, le due volte che abbiamo giocato contro Udine, per quanto è importante, no, quella partita per Trieste, però poi siamo arrivati al momento più difficile della stagione, che sono i playoff, dove deve arrivare in forma, ugualmente uniti e forti come gruppo, e si è fatto vedere alla fine nei risultati. Quindi secondo me la cosa importante è quella, è imparare a gestire i momenti di difficoltà insieme, no? E quello parte dallo staff tecnico, ovviamente, dai leader della squadra, e poi un messaggio che deve arrivare a tutti, per essere tutti nella stessa pagina, soprattutto nei momenti difficili. Certo. Senti Juan, parlando invece dell'anno precedente, no? Tu sei arrivato a Trieste in estate, non hai giocato, hai visto soltanto i playoff l'anno prima dell'anno della promozione, venivi dalla Spagna, mi pare, però venivi sì. Da un'avventura a Brescia che ti aveva lasciato un po' l'amaro in bocca, no? Se ben ricordo, loro erano stati promossi, non avevano creduto tanto nelle possibilità che tu possa fare il play in Serie A. Ovviamente l'origine delle due cose è completamente diversa, ma quanto ti senti in questo momento simile a quell'estate? Quanta similitudine nella voglia di tornare e di dimostrare che la gente si sbagliava? Il momento è simile, te lo chiedo, perché ho visto quello che hai scritto nei giorni scorsi sui tuoi social, no? Su quanto è la forza interiore e quanto tu credi in te stesso piuttosto che quello che credono gli altri. Sì, è una bella domanda. Penso che le circostanze sono simili, penso che la maniera di affrontare la situazione mia personalmente è diversa. È un po' quello che il cambio che mi porta un po' ad essere dove sono oggi e a voler tornare, no? Da una prospettiva e da un posto più positivo, in quel senso, per me. Penso che in quel momento la mia voglia di far vedere o di provare a me stesso e agli altri, a certe persone, che io potevo stare a quel livello, sicuramente mi ha dato una spinta, ma oggi rifletto su quel momento e non so se è la maniera più salutare di gestire una situazione del genere, no? Anche se mi ha dato la voglia e la forza per voler giocare e farlo a un alto livello, e soprattutto quando mi è toccato giocare contro Brescia, essere un po' più motivato. Oggi è una questione molto più interna, no? Ed è quello il cambio di prospettiva più importante che ho fatto in questi ultimi 2 anni, e iniziare a guardare un po' più dentro a me. Cosa ho bisogno io, al di là di quello che possano pensare o anche fare gli altri? E questo è un ritorno, in quel senso, che mi spinge a provare a me stesso. E poi credo che dietro c'è un messaggio molto più grande di me, che alla fine è la spinta, la ultima spinta che mi spinge a voler farlo e a farlo bene, a voler tornare. E anche un po' di più il motivo per il quale mi sono aperto un po' di più sui social. Perché ho visto che parlare delle mie esperienze, delle cose che ho vissuto, hanno valore per gli altri, no? In primo posto tanti atleti con cui anche lavoro adesso, però poi anche gente fuori dallo sport. Queste sono sfide comuni che penso che tante persone provano nelle loro vita a diversi livelli, su diverse circostanze. Quindi
è un po' il parlare, l'essere più aperto su quello che sto vivendo, sulla mia storia, su quello che è successo questi ultimi 2 anni e mezzo, perché mi aiuta a me e poi penso che ha valore per altre persone. Quindi parti un po' da lì, però il cambio questa volta credo che è una cosa che è molto, molto mia, molto interna. Voglio provarmi, che ce la posso fare. C'è una sfida oggi che mi motiva tanto, che è qualcosa da cercare, che ha un valore importante per me, perché non è una decisione facile quella che sto prendendo. Infatti parlavamo un po' prima della diretta che il fatto di mettermi in forma, sebbene non faccio fatica a farlo, perché la ricerca ha un valore, non vuol dire che sia facile, no, il tornare. Quindi penso che una maniera molto positiva di fare una roba del genere è il fatto di dire: lo faccio perché è quello che ho bisogno io oggi, al momento in cui sono io nel mio percorso, nella mia crescita, e penso che sia la decisione giusta, onestamente. E quello mi spinge oggi. Juan, però ti chiedo proprio, entriamo anche nelle pieghe un po' psicologiche della tua situazione. Tu vai via da Trieste, diciamo, volendo uscire da una sorta di gabbia che avevi, no? Ristretto in una gabbia. Adesso rientri in quella gabbia con un'altra testa, un altro spirito, un'altra ricostruzione. Non hai paura però a rientrare da dove sei scappato sostanzialmente? Sì, paura c'è sempre, però ho più fiducia nel percorso che ho fatto e che sto facendo, no? Ho più fiducia nel lavoro che ho fatto e che continuo a fare. Quindi nel bilancio sulle due cose, ovviamente c'è un po' di paura a mettermi nel mondo, che mi porterà a delle situazioni che in passato non sono riuscito a gestire. Però penso che lì c'è la sfida anche, e penso che sono convinto, se non lo farei, che ce la posso fare, e che ho degli strumenti oggi che non avevo in quel momento, e in più lo sento veramente, così come sentivo e mi è spiaciuto tanto lasciare nella maniera in cui ho lasciato, ovviamente per Trieste e per la situazione della squadra. Ma per me, perché ovviamente non immaginavo finire la mia carriera in quel momento come è finita, e comunque ero convinto che in quel momento era la decisione giusta per me, per il mio percorso, non andavo avanti. E nei piani non c'era: ok, mi fermo adesso, 2 anni dopo torno. Infatti io pensavo di non tornare più, però il percorso, quando è onesto a te stesso e segui quello che stai sentendo, le tue emozioni, ti porta da solo, e magari sui posti che non immaginavi. È quello che sto provando e vivendo adesso. Quindi, come ho sentito che 2 anni fa era la decisione giusta smettere, oggi sono convinto che tornare e finire in un'altra maniera la mia carriera è anche la decisione giusta. E quindi mi lascio portare avanti da queste sensazioni dopo tanto tempo di riflessione, ovviamente, perché non è una decisione che ho preso da un giorno all'altro, no? Ci sono tante, tante cose sulle quali ho pensato. Infatti è forse adesso da 2 mesi che ho già deciso, anche se adesso è da poco che ho comunicato a tutti. Quindi non, è una cosa che ci mette tanta riflessione dentro e che oggi mi porta qui. Un anno da adesso, non lo so, ho imparato a non mettermi più pianificazioni di più di 6 mesi, un anno, perché onestamente il percorso mi ha dimostrato questo: solamente vivere il momento e lasciarti guidare da quello che provi, d'accordo alle circostanze che stai vivendo, e oggi questo mi porta a tornare a Paganista. Juan, chiaramente da casa ci stanno già scrivendo in tanti, oltre che a esaltare te come uomo, come giocatore, e
alcuni ad esortare per magari farti rientrare in città, ma voglio un po' condensare alcune domande che sono state fatte, riflettendo su quello che hai detto nel tuo video, diciamo, di rientro nel basket giocato. Hanno detto che sono vecchio, che sono lento, che non difendo, ma solo io so quello che sono. Chi è Fernandez oggi? Oggi sono la stessa persona e lo stesso professionista che ho dimostrato di essere nei 10 anni che ho giocato in Europa, con un altro livello di maturità, di crescita e di leadership, con strumenti che non avevo in quel momento rispetto a quello che ci vuole mentalmente per ottimizzare una performance, no? Un livello di gioco durante una stagione intera e anche durante una partita. Quindi sono molto curioso, anche me stesso, molto curioso di vedere come riuscirò a portare tutto questo a un'altra squadra e aggiungere valore, no? Quello che ero prima, sul quale sono molto orgoglioso, a dirti la verità, di come è andata la mia carriera, adesso con questi aspetti in più che cercherò di portare a far gruppo, a liderare una squadra e ad aiutare dal posto che mi sia dato a ottenere traguardi importanti, individuali e anche di squadra, no? Senti qua, tu adesso hai parlato ovviamente di un tuo rientro in una squadra, quindi comunque di un tuo ritorno a fare il professionista nel basket ovviamente a ritornare a giocare, a fare il giocatore. Però riattraversare l'oceano, tornare in Europa dopo 2 anni che ti sei costruito una vita negli Stati Uniti, la casa, il lavoro, insomma una vita stabilita proprio negli Stati Uniti, dovresti riattraversare l'oceano, trovare un'altra casa, no, c'è tutta una costruzione intorno al fatto di tornare a giocare, non è soltanto quello. In questo quanto ti sta supportando la tua famiglia e quanto è importante che ti supporti non in questo tuo percorso di ritorno proprio mentale a giocare, ma proprio di tutta la costruzione di tornare ad attraversare l'oceano. Sì, penso che in questo periodo ho ringraziato tante persone e la prima da ringraziare è mia moglie. E lo dico dal posto più genuino dal mio cuore, perché ovviamente questa è una decisione presa insieme, non è solo mia, no? Perché so quello che viene insieme alla decisione di tornare a giocare, che è il fatto di muoverci di nuovo. In quel senso credo che lei è molto d'accordo con la decisione, per prima cosa perché vede il bisogno che ho dentro di farlo, no? E di tornare e definire in un'altra maniera, è una porta che sento che devo chiudere in maniera diversa, è quello che farò. E poi, cioè, onestamente, noi abbiamo lasciato 10 anni della nostra vita là, ovviamente dico Europa, no? Ma è stato un anno in Spagna, 9 in Italia. Quindi l'Italia è un paese che per noi è molto casa, no? Infatti la prima cosa che ho detto al mio procuratore è che la priorità è tornare in Italia, non solamente tornare a giocare, tornare in Europa, tornare in Italia. Poi ovviamente non sapevo come avesse reagito il mercato e le squadre alla mia notizia, infatti mi aspettavo il peggio, dico, tutti diranno questo è da 2 anni che non gioca, chissà come sta. E invece sorpresivamente, in maniera molto positiva, più squadre di quello che mi immaginavo si hanno fatto sentire, alcuni volendo chiudere subito, alcune avendo bisogno di vedermi prima, giustamente. E quindi
Per tornare alla tua domanda, sì, dovevamo essere noi due nella stessa pagina e lei lo è stata dall'inizio, penso che un po' dal... Ovviamente, no, quelli che hanno, che sono sposati sanno che queste decisioni si prendono insieme, decisioni di vita, decisioni grandi, e vengono fondamentalmente vengono dall'amore che uno ha per l'altro e da capire il bisogno che uno ha in certi momenti, no? E nel momento in cui ho lasciato la pallacanestro, uno dei motivi era anche perché venivamo da un periodo difficile dopo il Covid, onestamente, che per mia moglie, anche per qualche problema di salute, era stato un periodo difficile. E sebbene non è stato solamente per quello, io vedevo che mia moglie aveva bisogno di stare più vicino alla sua famiglia in quel momento. E quindi è dare un passo verso la direzione non solamente che hai bisogno tu, se no anche la tua compagna o il tuo compagno. E sta succedendo adesso di nuovo, ma da parte di lei, no? Che sta sopportando la mia decisione 100%. E poi anche molto motivata di tornare in un posto dove abbiamo lasciato tanti amici, essere più vicini a gente che vogliamo molto bene e con la quale ci continuiamo a sentire. E poi i bimbi sono un po' più grandi e per loro è un'avventura, no? E tornare, non si ricordano molto dell'Italia e quindi per noi è anche importante che tornino, possano ricominciare a parlare la lingua, per esempio, e poi viaggiare e vivere in diversi posti apre la testa, no? Lo ha fatto a me, lo ha fatto a mia moglie. Penso che sarà un'esperienza molto positiva anche per loro, anche se è un'altra transizione, no? E ci vorrà un adattamento. Però di nuovo, mettendo tutto in bilancio, penso che le cose positive sono molto di più di quelle che possono non andare come magari ci aspettiamo. Quindi quello aiuta molto. E penso che se lei non fosse nella stessa pagina, non prenderei questa decisione, ovviamente. Quindi è fondamentale che lei sia d'accordo e lo è, almeno fino ad oggi lo è. E poi Tiago è triestino, vero? È nato qui. Tiago è nato a Trieste e Elena è nata a Brescia, quindi sì, è anche un po' curioso, no? Il destino, che i due posti in Italia che per me hanno avuto molto significato e dove sono nati i miei bimbi. Una cosa bella. Juan, sai che io di solito non metto in difficoltà, no? Ti ha chiamato Trieste? No, non occorre che mi rispondi, basta che mi fai un cenno o qualcosa. Non si vede, quindi... No, onestamente la mia priorità lo è stata e lo è Trieste, no? Loro lo sanno. Da lì capisco che, e mi dispiace che questo venga fuori in un momento così importante della stagione per loro, però io non scelgo quando succedono le cose, no? Quindi non è solo quello. Quindi capisco che è un momento dove la testa è in un altro posto, giustamente, e penso che Trieste, oltre a... sono riusciti a andare oltre una stagione difficile per diversi motivi e oggi stanno giocando una pallacanestro che spinge a crederci, no? Onestamente. E io voglio che Trieste torni in Serie A. E quindi penso che giustamente il fuoco deve essere lì. E io probabilmente non prenderò una decisione fino a giugno, luglio, quindi c'è tempo. E quindi non so come si svilupperà tutto. E per adesso no, non c'è niente, okay. Onestamente. Io vorrei dirti di più, ma non c'è di più. Quindi no, loro si sanno che la mia priorità è stata ed è Trieste. Poi dove andrà la cosa non lo so. No, e questo, diciamo, la tua risposta penso che basti a tutti gli appassionati triestini che ti rivorrebbero. Però quanto sei una persona estremamente intelligente, per cui ti faccio una domanda schietta. Tu dove ti inseriresti a livello di basket professionistico oggi? In una Serie A 1, Serie A 2, come ti vedi proprio in funzione di quello che vedi, il livello del basket che stai vedendo? Sì, è una buona domanda.
Non lo so, io penso che una Serie A2 sicuramente, e se è una Serie A2 mi piacerebbe giocare per una squadra che punti a vincere il campionato, a salire. Però mi vedo anche con un ruolo come avevo magari negli anni con Chris Wright a Trieste, dove io ero il secondo play, in Serie A anche. Onestamente, penso che posso tornare ad essere il giocatore che ero in quegli anni, anche all'ultimo, e anche di più. Cioè, per me, onestamente, la sfida è qui. L'età è solamente un numero, ma lo dico. Veramente, no? Perché tutti lo dicono, no? Perché lo sento così, sento che posso tornare e non solamente tornare ai livelli in cui ero, se no a migliorare ancora. Quanti anni giocherò? Non lo so, però gli anni che potrò fare, mi sento con quella spinta, con quella motivazione, con quell'energia per tornare e farlo molto bene. Quindi quello, una Serie A2 sicuramente, mi piacerebbe una squadra che punti a vincere e a salire. È una Serie A con un ruolo di secondo play, probabilmente anche, però non lo so, è troppo presto. Qualcuno da casa anche provoca, dice: se Trieste non viene promossa, non viene promossa, e tu hai offerte anche della Serie A1, cioè da Trieste in A2 e hai offerte della Serie A1 da altre squadre, che fai? Sì, è una buona domanda. Gran parte della mia decisione, come ho detto, di tornare, è presa riguardo alla mia famiglia. Non solamente, cioè, e l'ho fatto sempre così nella mia carriera. Non viene prima la mia situazione personale, non viene prima i soldi, viene prima la domanda di: metterò la mia famiglia in una situazione dove so che staranno bene, almeno se non sono 100% certo, immagino che possano stare bene. Per aspetti, no, semplici come che tipo di scuola ci sono, no, che tipo di città è, eccetera, eccetera. In quel senso, Trieste è il primo posto dove so per certo che la mia famiglia starà bene e che non ci vorrà adattamento, un periodo di adattazione. Quindi quello penso risponda alla tua domanda. No, non è una questione di A2 e di A1, non è una questione di soldi, è una questione di qual è il posto dove so che sarà migliore per la mia famiglia. E oggi quel posto è Trieste. Purtroppo l'ho detto sui social e lo devo dire ancora, non è una decisione purtroppo che è soltanto mia. E si sono cambiate tante cose in questi 2 anni a Trieste. Quindi, Certo. non posso sapere come si svilupperà la situazione. Certo. Vai, Franz. Sì, leggevo quello che hai scritto tu ieri, no? Oltre a quello che la gente diceva di te quando giocavi, c'è anche quello che la gente pensi che dica di te in questo momento, cioè che sei vecchio, che sei un rischio, che sei fuori ritmo e che sei fuori forma. Questo l'hai scritto tu. Vecchio è un rischio, sta nella testa di chi guarda, per cui non è un problema tuo, insomma, l'età, l'hai detto tu prima, è un'opinione e anche il fatto di prendere un rischio, ovviamente è tutto relativo. Però dopo 2 anni che non giochi a livello agonistico da professionista, fuori ritmo e fuori forma, probabilmente lo sei stato e stai lavorando per non esserlo. Chiaramente tornare a giocare non è accendere un interruttore, no? Cioè dico, ieri non giocavo, domani gioco e sono pronto. Cosa stai facendo in queste settimane, in questi mesi, che dal punto di vista fisico e atletico ti permettono di credere di poter giocare ad alti livelli e di poter dare ancora molto alle squadre in cui andrai? Sì, onestamente sto sfruttando tanto la situazione nella quale sono oggi riguardo al mio lavoro. Cioè, ho iniziato a lavorare l'anno scorso, l'estate scorsa, è un'accademia qui dello sport. No? Ci sono tanti, sezio, tanti sport, si chiama IMG Academy in Florida.
è uno dei posti più grandi del paese, forse dal mondo, no? E hanno tanti sport, tennis, calcio, basket, pallavolo, tutti. E ho iniziato a lavorare lì, ci sono 200 ragazzi che giocano pallacanestro e studiano nella scuola. Un po' è questo quello che mi ha spinto a tornare anche, il vedere nella maniera di vivere la pallacanestro di questi ragazzi una passione pura per il gioco che io avevo un po' perso d'occhio all'ultimo, onestamente, e quello mi ha un po' fatto rivedere un po' quello che sentire come lo vivevo quando ero piccolo, no? E pensare sulla possibilità, avere la possibilità di tornare, perché non farlo, no? Perché attraverso di loro ho iniziato a vivere di nuovo la pallacanestro come la vivevo una volta. E in più adesso sfrutto la occasione per allenarmi con loro, letteralmente. Da un mese ho comunicato al mio capo che la mia idea è di tornare a giocare, che lo farò, quindi ho comunicato che sarò lì fino a metà giugno, più o meno. E ho chiesto la possibilità, visto che adesso qua sta finendo la stagione, no? Diciamo, e loro stanno per andare a casa per l'estate, adesso gli allenamenti non sono tanto guidati dagli allenatori, se no è molto più giocato. E quindi sto letteralmente ogni giorno andando dentro a giocare con questi ragazzi partitelle. Penso che è la maniera migliore di ritrovare il ritmo, perché cioè, giochi basket, ovviamente non è un livello professionistico, però è un livello alto per l'età che hanno, e poi a me mi aiuta a ritrovare il ritmo, ad essere in contatto con la palla, a correre, avere dei contatti, no? Dei blocchi, rimbalzi e robe del genere, e continuare a giocare. Quindi sto facendo tanto quello più che posso finché loro andranno via per l'estate. E in più, parlavamo prima, ho parlato con Andrea Coronica e lui mi ha mandato un programma di allenamenti fisici in palestra, di pesi e anche sul campo di accondizionamento. E sto facendo anche quello 4-5 volte a settimana, già da più di un mese. E poi, cioè, altre cose che ho cambiato e che onestamente non stavo facendo finché non ho deciso di tornare e ritornare allo stile di vita che avevo quando giocavo, cioè avere cura dell'alimentazione, dormire bene e mettere quegli aspetti della mia vita adesso su un livello che richiede la pallacanestro a livello professionistico, no? Che alla fine prima non avevo tanto occhio perché non c'era questo obiettivo di tornare. Quindi da 2 mesi direi che è un po' cambiato tutto. Io ho detto a mia moglie, appena ho iniziato ad allenarmi, la mia preparazione per questioni evidenti inizia oggi, ad aprile, no? Era aprile, e non ad agosto. Quindi il mio obiettivo è arrivare ad agosto in forma, più in forma dei miei compagni, che saranno, perché la situazione lo richiede. Devo dire che sta andando bene, onestamente sta andando bene. Juan, torniamo un po' al discorso. Tu hai detto all'inizio trasmissione che vuoi essere anche una sorta di testimonial, un professionista che ha vissuto dei momenti alti, dei momenti bassi. Come dice Crepè, la vita è un continuo inciampo, nel senso dove puoi cadere, ti rialzi e riparti. A me non interessa tanto il momento alto e chiaro da sé, va avanti da sé. A me interessa nel tuo momento più basso, proprio il più basso, dove appunto cadi. Qual è stata la prima cosa che hai fatto per risalire? Il primo gradino per risalire? Parlare con le persone più vicine a me. Non so se quello è soggettivo per me, penso che aiuta tutti, però io sono per natura molto chiuso. Infatti questo di aprirmi
su quello che è successo, su quello che sto vivendo, non è facile per niente, però so che mi porta ad altri livelli di crescita e che aiuta gli altri, e quello mi basta, no? Quindi la prima cosa è stata parlare con le persone che magari vedevo, mia moglie sapeva tutto, no? E neanche con lei parlavo. La prima conversazione è stata con lei e i miei genitori. Però poi le persone che magari vedevano che qualcosa non c'era, decidere di aprirmi anche con loro è stata la cosa più positiva che ho fatto in quel momento. Perché poi il loro supporto e la loro comprensione su quello che stava succedendo, mi ha dato tranquillità e pace, no? Che alla fine gran parte dello stress era non sapere come avessero reagito le persone che a me importava sapere, no? Come avessero reagito. In quel senso devo nominare Dani Cavaliero, perché con lui ha avuto una conversazione molto aperta e molto onesta, che mi ha aiutato, e poi le conversazioni che ho avuto il giorno che ho preso. Deciso di comunicare, non presa la decisione, già stava presa, con Mario Iaci, con Franco Ciani, con Marco Legovic. Quello mi ha liberato un peso da su, che mi teneva molto chiuso, la gabbia di cui parlavi prima, no? Perché da lì ti puoi muovere, no? E decidere, che direzione prendere con più pace e tranquillità. Però penso che la loro comprensione, il loro supporto, no, nel capire la situazione, essendo anche una situazione delicata, viene anche fondata e guidata da una relazione che si era costruita molto prima, no? Ovviamente erano 5 anni che ero a Trieste e ci conoscevamo molto bene. Penso che la mia maniera di essere sempre in quel senso e di mostrare la mia vera persona e personalità ha portato a far loro capire che se io dicevo qualcosa del genere era perché qualcosa non andava ed era così, no? E che magari in un posto dove forse se non mi conoscevano tanto, se ero lì da 5 mesi, non so come avessero reagito. Quindi sono molto grato che dentro la difficoltà è successo nel posto e come è successo, no? Perché poi quello mi ha aiutato. Ma aprirmi in quel senso e parlare di quello che stavo vivendo è stata la prima cosa. Perché poi qualsiasi decisione che prendi, dopo quello lo fai con più consapevolezza, con più tranquillità, con più pace, che è molto bisogno di avere in momenti difficili come quelli. Infatti poi ho deciso più avanti, infatti mia moglie in quel momento mi ha detto: sono 4 anni che non torni in Argentina, che non vedi la tua nonna, i tuoi zii, i cugini, vai 10 giorni in Argentina. Quella è stata una decisione positiva. E poi da lì in poi, ok, come andrà avanti la mia vita in questo senso? E hai la tranquillità che hai gente attorno che ti vuole bene, che capisce quello che stai facendo e dove stai andando e che è con te, no? E non sei solo. E quindi quello è stato molto importante. Certo. Senti, Juan, proprio a questo proposito, tu dici in quei giorni ho parlato con le persone che sono state più importanti per me, Ghiacci, Cavaliero, insomma, Legovic, Ciani, insomma, persone di cui ovviamente ti fidavi e a cui eri sicuro di poter affidare le tue confidenze, il tuo stato d'animo. Tu però eri a Trieste da 5 anni, eri uno fra i giocatori più amati di sempre della Pallacanestro Trieste. Dopo 5 anni eri probabilmente in quel momento un idolo assoluto per la gente, non soltanto un punto di riferimento per i tuoi compagni. Ti è passato per la testa in quei giorni, nonostante ovviamente i tuoi problemi, che la gente forse non avrebbe capito? Che forse, non lo so, poi non è successo perché poi hai avuto attestazioni invece di affetto, di amore e di comprensione. Però in quei giorni è stato difficile, pensare al rischio che la gente non avrebbe capito e avrebbe pensato, non so, a un tradimento, a una fuga, a un
abbandonare la nave mentre ha bisogno di te. Quell'aspetto lì, quanto può aver pesato? Sì, ha pesato molto, non è per la gente, era per me, era per il dubbio che avevo. Infatti io ho preso la decisione a gennaio, penso che quello che mi ha portato avanti, magari da, non so, adesso no, non mi ricordo bene, ma da ottobre in poi, novembre, da non prenderla prima, sono stati questi pensieri, no? E infatti... la mia voglia era di arrivare a fine stagione e smettere. E così non si creava, cioè magari smettevo in silenzio alla fine della stagione e nessuno sapeva e forse era stato meglio così. E quindi sicuramente questo ha pesato e ci ho pensato ed è anche per quello che ringraziare sembra poco. Però veramente lo sento così, è profondo per me il sentire l'affetto e il supporto e l'amore della gente che si fa vedere anche oggi, perché so che è stata una situazione difficile da capire. E a me è spiaciuto veramente lasciare la squadra in quel momento, in quelle circostanze, e quelli che mi conoscono lo sanno bene, che è stato così. Quindi sì, quello mi ha portato un po' avanti, ma sono arrivato veramente in un momento dove non avevo più energia mentale per mettere un piede in campo di nuovo. E quello ha pesato più di tutti gli altri pensieri o cose che avevo nella testa, perché ovviamente sentivo che mi stavo facendo male a me. Sentivo più che altro che stavo facendo male alla mia famiglia, essendo in quel posto così, e sentivo che andando avanti non sarei riuscito a dare il valore alla squadra che sentivo che dovevo dare, che era la mia responsabilità. E quindi a volte devi prendere decisioni difficili che magari non tutti capiscono, però che tu sai ben dentro che sono decisioni giuste. Anche se sono difficili e decisioni che in qualche senso ti spezzano un po' il cuore, no? Perché è successo quello. Però oggi vedo che alla lunga è stata la cosa migliore per me in quel momento e mi porta anche al posto dove sono oggi. Quindi sì, ci ho pensato tanto su di quello e infatti per quello continuo a dire, no? Sarò sempre grato alla gente su come ha reagito e come ha capito la situazione, perché so che non è stato difficile capirlo. No, effettivamente è stato un vuoto importante, lo posso testimoniare perché tu eri un leader, eri un leader conclamato e lo ha detto lo stesso coach Ciani poche settimane fa quando è stato nostro ospite, che la tua partenza ha chiaramente cambiato le cose. Quindi sicuramente il gesto, il rispetto, l'affetto, l'amore dei triestini per te probabilmente è frutto proprio del fatto che i triestini ti hanno conosciuto. Hanno conosciuto Juan Fernandez nel suo percorso a Trieste e quindi hai avuto il credito per poter pensare a te stesso. Quindi questo sicuramente non è scontato, però è stato un gran gesto reciproco di, come dire, di capire l'un l'altro. Quindi è sicuramente qualcosa di importante. Juan, ti chiedo, la sera che hai dovuto preparare la valigia, avessi avuto una valigia gigantesca o piccola, indifferente, una cosa che avresti portato via da Trieste, una cosa, una persona, una... Sì, è difficile scegliere una cosa perché è difficile scegliere una cosa perché ci sono per fortuna stati tante persone, tanti momenti, tante cose belle. Questo penso adesso che mi fai la domanda, nessuno me l'aveva mai fatto. Penso che anche in quel momento avrei messo dentro un biglietto di ritorno. Bello. Perché no, non sapendo come si sarebbe sviluppata la situazione personale di famiglia,
sempre stato, ho sempre avuto la certezza che sarei tornato, e non parlo adesso, non sto mettendo pressione, Già no, 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 mercato. no, 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 non parlo come giocatore, parlo a livello umano. Abbiamo tanti amici e tante persone che è da adesso da più di 2 anni che non vediamo. E ovunque io vado in Italia, so che torneremo a visitare le persone che vogliamo vedere. Quindi quel biglietto di ritorno lo avrei messo senza dubbio. E sono contento che adesso, al di là delle circostanze, sia giocando per Trieste, giocando contro, o magari non giocando nella stessa lega, non so, può succedere qualsiasi cosa, so che torneremo a Trieste comunque. Io, Hennessy e i bambini, quindi. E quello l'avrei messo dentro sicuro. Splendida risposta. Franz, direi soddisfatto veramente Sì. Beh, di questa ma chiacchierata. tanto per noi è notte, ma per lui è pomeriggio, quindi lo possiamo tenere qua ancora fino Sì, all'ora di ma cena. all'infinito anche volendo. No, io volevo chiudere semplicemente con quello che succederà nei prossimi giorni. So che hai seguito il campionato della Pallacanestro Trieste, come credo tu abbia fatto in questi anni. Io credo che tu abbia sofferto molto esattamente un anno fa con la retrocessione. Credo che sia stato un brutto colpo anche per te. Però quest'anno c'è la possibilità, forse inaspettata, perché non so se lo sai, insomma, se hai seguito, in questi playoff la squadra sembra effettivamente rinata. Tu stai sentendo qualcuno della squadra? Conosci già qualcuno o vi sentite? Oppure la squadra di quest'anno è totalmente diversa da quella che tu hai lasciato, quindi non è detto che tu senti. No, forse c'era De Angeli l'anno della promozione, quindi. Sì, forse è lui. Con lui ho parlato, infatti, sì, poco fa, non mi ricordo adesso quando. Con Lodo sì, ci parlo. Sì, tu pensi che Trieste abbia la possibilità di tornare dove le spetta? Sì, totalmente, totalmente. E te lo dico senza aver guardato una partita quest'anno, perché non riesco. Per la qualità di giocatori che ha, per l'esperienza, perché conosco Ariel Figlioi, perché conosco Michele Ruzziere da aver giocato contro, anche Candussi, ho visto giocare Reyes in Serie A, non conosco tanto Brooks, conosco Luca Campogrande come persona, prima che come giocatore, so cosa significa lui per il gruppo. Bene, non voglio dimenticare niente adesso. Mi hanno parlato molto bene di Ferrero attraverso Danny, che ha giocato con lui tanti anni, quindi so il tipo di uomo che lui è per la squadra. Sì, ovviamente ci sono gli elementi necessari per salire, penso che ci sono. Ovviamente dover vincere nelle prossime 2 serie almeno una partita fuori casa è difficile, ovviamente. Però credo che Trieste ha la squadra per poter farlo e ha dei giocatori con l'esperienza necessaria. Se riescono a stare tutti in forma, bene, perché è stato uno dei problemi di questa stagione, gli infortuni, no? E avere la squadra completa e poter essere tutti in forma, penso che Trieste ha delle vere chance di poter arrivare almeno fino alla finale. E poi ovviamente di giocarcela sicuramente. E io a distanza tifo per loro, perché così come mi è piaciuta tanto la retrocessione, anche per una persona a cui voglio tantissimo bene, che è Marco Legovic, sento la squadra come tifoso, no? Un po'. Voglio che Trieste sia dove penso che può stare, quindi li seguirò anche in questi playoff. E penso che si può fare, cioè non è impossibile, anzi. Senti, guarda, io chiudo con la domanda da 1 milione di dollari che non ti daremo noi, però, quindi dopo tu hai giocato a Temple, quindi comunque hai esperienza
nelle università americane. Insomma, hai detto anche tu, insomma, che in questi anni comunque sei a contatto con il mondo del basket, anche dilettantistico degli Stati Uniti. Trieste quest'anno, come sai, ha un coach americano. Quanto secondo te un coach americano che non ha mai allenato in Europa e in particolare in Italia è un rischio e quanto è difficile per lui entrare nel mood, nel capire ad esempio che ogni partita ha un'importanza fondamentale per i tifosi, per l'ambiente, ogni possesso, ogni vittoria, ogni sconfitta. Lì non è così, ovviamente. Quanto pensi che sia un rischio e quanto pensi che sia difficile per lui capire dove è capitato? Sì, no, 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 è una domanda difficile perché più che il contesto bisogna vedere la persona, in quei sensi mi sembra. Quindi non conoscendo mi è difficile rispondere. Ovviamente i mondi sono diversi, quello è un fatto. Da lì in poi i rischi sono i rischi, ma per quello che la mia esperienza anche mi porta a imparare è che devi prendere dei rischi per ottenere risultati importanti, quello sempre. E poi possono andare in qualsiasi direzione, però se sei convinto di una scelta e per tanti è un rischio, tu sei convinto te stesso e allora devi prenderla. È un po' quello che ho imparato io dalle mie scelte. Da lì in poi penso che se il mondo è molto diverso, magari più diverso di quello che ti immaginavi, o ti devi essere bravo a circondarti da persone che riempiono quei vuoti che, no, che per darti il tempo per imparare e vedere le cose. E quindi quello come immagino io una situazione essendo in quella posizione. Poi come sono andate le cose? Non so, questa stagione non lo so, perché ovviamente non ho guardato le partite e non sono lì dentro per sapere, per conoscere, ovviamente, quindi non sta a me avere un'opinione, dico solo quello che cerco di mettermi io in quella posizione e dico, ok, farei questo, no? Circondarmi dalle persone che magari conoscano un po' il campionato, fidarmi della loro opinione e prendermi il tempo per imparare e vedere come c'è, senza perdere l'essenza mia come coach, che è quello che mi porta ad avere questa opportunità. Quindi solo quello, penso che non sia impossibile farlo, anzi penso che è fattibile, è fatto in maniera giusta ed è quello che immagino che farei io. Conoscendo un po' i due mondi, no? E sapendo de delle differenze. Poi credo che la lezione è quella, devi prendere sempre dei rischi per arrivare, a posti dove non tutti arrivano. Certo. Franza, direi io non farò più domande, semplicemente voglio dire, in uno slancio di onestà, che siccome io ero tra quelli più incazzati quando sei andato via, perché chiaramente vedevo proprio che la squadra perdeva una colonna portante, con la stessa foga, però ti do un bentornato grande come una casa alla pallacanestro giocata. Ti faccio un in bocca al lobito a questo punto, in bocca al lupo per il tuo rientro, un abbraccio a Genesis, ai bimbi e veramente ti auguro tutto il meglio. Grazie, grazie mille Raffaele, grazie, grazie per l'onestà anche, mi piace. Dico, sai, dico quello che penso, dico quello che penso. Sì, Allora, sì. là ero veramente, ma con, perché naturalmente ho spiegato, perché eri una colonna portante che tolta a quell'architettura, ovviamente dopo la casa è un po' franata, però per fortuna non ci siamo salvati, quindi tutto bene, poi finisce bene, insomma. Vabbè. Sì, no, è giusto, è giusto, è giusto. Sì, no, Grazie a no. te, comunque. Poi, insomma, e da lì nasceva anche la mia domanda di prima, no? Se avevi il dubbio che qualcuno potesse non aver capito. O comunque capito in una maniera diversa da quella che era realtà, insomma, ecco questo.
Ok, dai, ti lasciamo alla tua famiglia, al tuo tempo libero post lavoro, anzi, goditelo perché a quanto pare mi sembra che poi dovrai incominciare la tua preparazione fra un mese, per cui hai un mese per godertela. Speriamo di rivederti a Trieste in una maniera o nell'altra. Vederti dal vivo sarà in ogni caso veramente un grande piacere perché vorrà dire che il tuo momento brutto è passato. Però vederti sorridente è già un Grazie. regalo. Grazie, grazie. Un abbraccio, Juan, a te e alla tua famiglia. Ti ringraziamo per essere stato qui con noi questa sera. Ringraziamo i nostri nottambuli ascoltatori. Se vuoi salutare anche tu tutti, Juan, siamo a tua disposizione e ovviamente diamo appuntamento già d'ora a penso lunedì, no, Raffaele? Fra gara Sì, 1 e gara post 2 for lì. ne parleremo. Ciao, Grazie Juan. a voi, grazie ragazzi. In una maniera o in un'altra tornerò a Trieste e sarà così. Quindi saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato e vi mando tutti un abbraccio. Grazie. Ciao. Grazie, Juan. Ciao, ciao. Ciao ciao. Ciao.